Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la stai guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in gruppo A, gruppo B e gruppo C. Faremo una breve preghiera di protezione, quindi ti chiedo durante la preghiera di chiedere al tuo sacro cuore qual è il gruppo di appartenenza più giusto per te. Bene, iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore stanno seguendo questa lettura. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, coscienza micaelica. E con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di tagliare tutte le corde egoiche di paura, di rabbia, di gelosia, di competizione tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Arcangelo Michele, ti chiedo di purificare le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato. Con amore ti chiedo di creare uno scudo di protezione completo, impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, onnipotente Padre e Madre. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie, coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Bene. Mischiamo le carte, vediamo gruppo A cosa ha da dirci l'Arcangelo Michele. Ecco qua. Resta focalizzato, focalizzata nei tuoi obiettivi. Ecco qua, gruppo B, innocenza. Allora, nel gruppo C sono cadute due carte. Uno, concentrati sulla tua salute perfetta e divina. L'altro, credi e fidati. Ok? Bene, ho preso un mazzo di carte speciale, le carte Starseed, perché molti di voi, molti di noi, siamo, diciamo, arriviamo da altri luoghi lontani, va bene? Quindi non apparteniamo esattamente alla Terra, ma veniamo. Siamo anime antiche, arriviamo da altri piani e pianeti, diciamo che gli Starseed sanno di cosa stiamo parlando, però questo è un mazzo che riguarda l'ascensione, quindi l'evoluzione spirituale. E infatti, parlando proprio di stelle, è uscita la carta delle Pleiadi, ok? Ora vediamo le sette stelle, le sette sorelle sono le Pleiadi. Ora vediamo nello specifico cosa ci vogliono dire gli angeli, perché comunque anche questi messaggi sono di aiuto. Che okay, gruppo B, due carte, la terra internamente, ok? Intraprendi un nuovo cammino, ok? Praticamente sii tu il leader e non inseguire. No? Ok, poi vediamo nello specifico. Importante è questo, è una cosa interessante, sono dei messaggi potenti, ok? Eccolo qui. No, qua si sono girate troppe carte, quindi mischiamo meglio. Eccolo qua, saltano. Ci sono tanti messaggi per noi. Eccola qua, questa si è girata. Ok, la Terra sta pulsando, quindi andiamo a vedere poi, perché comunque siamo in un passaggio, in un'era di transizione, quindi anche questi messaggi per l'evoluzione ci sono di aiuto, oltre che ai messaggi strettamente terreni e materiali, anche quelli spirituali possono essere d'aiuto per la nostra crescita personale e spirituale. Vediamo ora un po' il gruppo A, sono uscite due carte. I tuoi debiti sono pagati, è la carta anche di una figlia o bambina, ok? Affermazioni per il gruppo B.
Gruppo C, si è girata la carta, figlio. Ok, vediamo un po' nello specifico, ok? Allora, gruppo A resta focalizzato, focalizzata nei tuoi sogni e nei tuoi obiettivi. Quindi lascia andare il senso di paura, lascia andare l'ego, lascia andare il giudizio, il controllo, il voler manifestare tutto e subito. Lascia che sia, lascia che accada nelle tempistiche divine. Piuttosto, magari lavora sulla manifestazione, lavora sul come dire, sull'abbondanza, quindi sintonizzati sulla gratitudine, sull'energia dell'abbondanza, come tutto ciò che tu desideri si è già manifestato. Cerca di vibrare in questa frequenza perché questo ti aiuterà ad anticipare, ad accelerare il processo di manifestazione, però assolutamente non uscire dal tuo disegno, da quello che ti sei prefissato o prefissata di raggiungere, perché veramente è importante che tu raggiungi questi obiettivi, ok? Assolutamente c'è la nascita di questo nuovo progetto, ok? Le stelle, diciamo, molto probabilmente tu appartieni alle Pleiadi. In realtà discendiamo comunque dai nostri fratelli celesti, però veramente la tua energia è molto, molto vicina a quella delle Pleiadi. Sei un guaritore, sei una guaritrice, hai delle capacità innate di guarigione, quindi assolutamente mettile a nudo, utilizzale per aiutare te stesso, te stessa e gli altri. Va bene, è venuto il momento di esprimere la tua creatività, è venuto il momento di mettere a servizio le tue capacità, i tuoi talenti, e quindi rimani focalizzato nel tuo obiettivo, perché veramente ci sono grandi novità per te. Hai veramente il potere di creare la realtà dei tuoi sogni, hai un potere superiore, sei un'anima molto antica, devi solo sciogliere i voti, i patti, gli accordi, le promesse. In questo ti consiglio assolutamente vivamente di fare il processo di liberazione, perché può essere utile per te per sciogliere i nodi e per accedere a quell'energia infinita che tu sei, che tu già hai e che puoi veramente utilizzare per realizzare i tuoi sogni. Diciamo che stai tranquillo, stai tranquilla, perché i debiti verranno pagati, ok? Quindi c'è la risoluzione dei debiti, di alcuni blocchi che magari avevi nel pagare questi debiti, quindi andrà tutto bene. Un'energia femminile, un bambino, una bambina in questo caso, diciamo che può riguardare tua figlia, perché si parla di figlia, potrebbe essere anche un'energia femminile negli animali domestici. Stai tranquilla, è al sicuro, ti vuole bene, gli angeli la proteggono, e non c'è niente di cui ti devi preoccupare, va bene? Cerca di pregare di più, cerca di chiedere aiuto al cielo per la sua protezione, perché tutto vada bene. Alcuni di voi magari hanno una figlia che sta vivendo una situazione molto delicata a scuola, con le amichette, con gli amici, col fidanzato, il fidanzatino. Per alcuni si tratta di problemi di salute. Cerca di pregare di più perché tutto si aggiusterà, perché le energie sono veramente delle energie positive in tuo favore, va bene? Ok? Poi per alcuni di voi può riguardare una bambina che sta per nascere, ok? Sta arrivando a voi. Bene, innocenza per il gruppo B: sei un'anima innocente, sei un'anima pura, sei un'anima pulita. Non sentirti, quando ti senti non allineato, perdonati, perché veramente sei un'anima gentile, sei un'anima pura, mantieni la tua purezza, non arrabbiarti, non giudicare, non criticare, non entrare nell'ego, perché la tua anima è pura e genuina. Riconnettiti col tuo bambino, con la tua bambina interiore, e veramente purifica la tua energia e perdonati. Ecco, questo è proprio venuto il momento di riconnetterti con la purezza che tu sei, con quell'energia meravigliosa che tu sei, dicono gli angeli, ok? Sei un leader,
Quindi tu sei in grado di creare la realtà che tu vuoi, tu devi manifestarla come un leader, non devi, non puoi, non sei portato, non sei portata per lavorare alle dipendenze altrui, tu sei fatto, sei nata per guidare gli altri, non per essere guidato dagli altri. Questo non vuol dire avere l'umiltà di imparare da chi è più avanti di te, questo sì, però non puoi fare un lavoro dipendente, ma autonomo. Quindi se il tuo dubbio è questo, la risposta è sei un leader, vai avanti per la tua strada, ok? Ci sono nuovi inizi, nuove lune per te, la terra sta pulsando per dirti che veramente c'è un nuovo inizio nella tua vita, nuove soluzioni. Nuova energia per te, anche tu lavora sulla manifestazione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi, affermazioni positive per manifestare i tuoi obiettivi, i tuoi sogni, una nuova attività, un nuovo progetto, nuove relazioni. Quindi affermazioni positive ti aiuteranno ad accelerare in questo senso, ok? Bene, gruppo C, concentrati sulla salute perfetta, fai un'alimentazione più vegetale, mangia più verdure, più frutta, più cibi crudi, meno additivi, meno sostanze chimiche tossiche, meno carne, meno pesce. Meno formaggi, cerca di privilegiare un'alimentazione un pochino vibrante di gioia e di amore e ti aiuterà a uscire da questo stato, anche perché le tue frequenze sono un po' basse, è venuto il momento di innalzarle, tutto andrà bene, credi e fidati, perché veramente tutto si sta muovendo nella direzione giusta per te, veramente lascia andare i dubbi, devi solo elevare le tue frequenze, disintossicati, fai attività fisica. Affermazioni anche tu, energie positive, allineamento. Per alcuni di voi la lettura è una lettura completa, cioè per alcuni di voi il gruppo A, il gruppo B e il gruppo C riguarda tutta la lettura, alcuni di voi solo gruppo B e gruppo A, alcuni di voi solo un gruppo, va bene, questo sia ben chiaro. Seguite il vostro cuore perché i messaggi sono per voi, li sentite vostri quando appunto risuonano nel vostro cuore, va bene. Rallenta un po'. Nel senso che sei un pochino caotico, è per questo che gli angeli ti dicono di elevare le tue frequenze, connettiti con la natura, la madre terra ti sta chiamando perché ci sono energie molto potenti in questo momento. Connettersi con la natura significa connettersi con la nostra vera natura, col nostro vero sé. Ok, alcuni di voi hanno fatto domanda per il proprio bambino, bambino o ragazzo, insomma, figlio, o anche il vostro cagnolino, il vostro gattino, perché comunque questo voi lo considerate come un figlio. Anche per voi preghiera, anche per voi affidamento. Completa l'Arcangelo Michele. Quello che io vi consiglio è quello di fare il nuovo processo di liberazione che ho pubblicato recentemente, proprio affidamento completo all'Arcangelo Michele. Recitarlo vi aiuterà a sciogliere i nodi, a sciogliere i conflitti e può portare anche salute, benessere, guarigione, liberazione e protezione. Quindi ve lo consiglio vivamente col cuore. Perché veramente è di una potenza straordinaria e unica. Scrivete nei commenti se recitate il processo di liberazione o chi lo ha recitato, chi ha avuto dei cambiamenti, chi ha avuto delle trasformazioni. Condividiamo tutto questo con chi segue su YouTube, perché magari molte persone non sanno di cosa si tratta e la vostra testimonianza può essere un grande aiuto per coloro che ancora non conoscono. Ok? Bene, prendiamo un messaggio da questo libro. Io chiedo all'Arcangelo Michele, agli angeli della coscienza micaelica, di darci un messaggio di aiuto, di guida, di speranza per tutte le persone coinvolte. Grazie, così è. Sarebbe una follia rinunciare a tutto proprio adesso. Anime infinite, focalizzati nei vostri obiettivi, va bene? Ok? Sei un leader, sei tu a guidare, non farti guidare. Credi e fidati, sono messaggi di mantenere il focus nella direzione dei propri obiettivi. A volte il futuro gioca brutti scherzi, ponendo ostacoli nelle immediate vicinanze della meta. È fondamentale non abbandonare la strada intrapresa. È fondamentale non rassegnarsi ad abbandonare ciò che si desidera veramente.
Questo è un messaggio potente. Bene, anime infinite, io vi auguro una settimana meravigliosa. Vi ricordo che mi occupo di leggere le carte, o faccio anche delle connessioni dirette, rispondo fino a 5 domande. Mi occupo di insegnare alle persone come connettersi con gli angeli attraverso la lettura delle carte, la scrittura ispirata, la connessione diretta, e mi occupo anche di insegnare alle persone come connettersi con le nuove frequenze di luce. Facilito anche il riequilibrio energetico, naturalmente, però nei corsi ricevi le tue guarigioni, ma in più impari ad accedere a questo campo di luce e rimarrà per te sempre questo dono straordinario, Rio, per aiutare te stesso, te stessa e gli altri. Quindi, se vuoi maggiori informazioni, contattami, riceverai tutto l'appoggio, tutte le informazioni che ti servono per capire meglio se questa è la chiamata della tua anima assolutamente. Ascolta il tuo cuore, seguilo, perché lavorare con l'Arcangelo Michele, con la protezione di Michele e con la coscienza micaelica ti aiuterà a fare una svolta, un salto quantico, anima infinita. Io vi saluto ancora e a presto. Un bacione, ciao, ciao, ciao.